E le cuffie qua. Che fai? Ho sentito la mia musica, Ah, quanto ok. ascolto la tua. Vabbè, chi se ne frega, cioè, basta, l'importante è non sentire. No, io parto, eh. Ma Parto. se aspetti un attimino, magari che facciamo la presentazione della serie, poi dopo quello che vuoi. Non è che adesso. Via, Ok. va, come sono bella con queste cuffie io. Se è finito di rompere i maroni, posso proseguire. Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati con un nuovo episodio di Sì e No e oggi tocca alla moglie. Abbiamo delle domande veramente divertenti per me. Fai partire la musica, così facciamo sentire anche a loro che la musica si sente. Hai acceso le cuffie? No, giustamente. Hai acceso il Bluetooth? Mi hai fatto un cazzo, insomma. Ok, facciamo sentire che si sente. Perfetto, la musica si sente, adesso puoi rimetterti le cuffie. Ok, possiamo partire con la prima domanda e qui ci divertiamo. Vuoi rimanere in astinenza per una settimana? Ti prego di no. No, No? no. Oh, grazie. No, ti avevo chiesto se volevi rimanere in astinenza per una settimana. Sai com'è? Ah, io non le so le domande, quindi io Vabbè, rispondo che poi magari a se tu eri in caso. astinenza per una settimana il problema era tuo, perché per il resto. Aia. Attacca la musica. Partita, mo. Madonna. Devo ancora cominciare. Vuoi un cucchiaio di zucchero? Paura a rispondere, sì. Sì. Bellissimo! Ti ho chiesto se vuoi un cucchiaio di zucchero. Cucchiaino. Qua c'è scritto cucchiaio, non mi hanno detto cucchiaino. Aspetta, te lo do io lo zucchero, ok? No. Dai, non te ne do No, tantissimo. tirami su. Tirami su. No, ma non mangiarlo, perché c'hai dei problemi di colesterolo anche. Non è proprio un cucchiaio, ma va bene, dai, già accontentiamo. Sì, deve, va bene, no, no, va bene. Vuoi anche qualcosa per sputare? No, non ho più niente, non esagerare. No, non lo mangiare tutto, cioè, lo devi prendere un cucchiaio di zucchero, ti rimbocca un po', poi. Fai conti di mangiare una torta. Fai conti di mangiare una torta. Dai, che se dici di sì o di no anche nella prossima c'è dell'altra bella merda da mangiare. So, quando toccherà poi a me sono cazzi miei, però. L'hai mangiato? Alla oca. Vuoi bere un bicchiere d'acqua? Un bicchiere d'acqua ci vuole. Ecco, bevi un bel bicchierozzo d'acqua. Mamma mia. Non ti invidio però. Ok, andiamo avanti con la prossima. Strozzo, chi è stato a farmi sta domanda? E poi te lo spiego chi è stato. Che adesso non ho le domande davanti, c'è solo il block notice con me. Vado. Vai! No, Aspetta. Non c'è più. dovrebbe essere in background. No. Ci ritorni? Ah, non lo so, se non lo sai tu. Ah! È questo. Si è spento? Sì, perché dopo un po' che non lo usi È va già a in. posto. Ok, partita? Ok. Allora. Vai. Vuoi mangiare una carota con il ketchup? No. Ok, ti è andata bene. Ti avevo chiesto se volevi mangiare una carota con il ketchup. Quindi direi che per questa volta ti sei salvata. Sì, vabbè. Guarda, ascolta, io ho mangiato i marshmallow con il ketchup, non mi rompere i coglioni. Abbiamo l'ultima che. Scusa, un momento, sì. Scusa un attimo, ti chiedevo, abbiamo delle uova in casa? Vuoi spaccarmi un uovo in testa? Ho paura a rispondere. Sì.
Non rido io però. No, ma era solo per sapere, era solo per sapere, ma non si fa. Noi siamo contro lo sprecare il cibo, sì, e quindi queste cose non le facciamo. Cos'era la domanda? Però sarebbe stata mica male vedere. Il bello però è che quando succedono su di me, tiro fuori queste cagate e la mamma mi dà anche retta. Quando invece sono su di lei, le si mangia peperoncino e si prende anche lo zucchero. Però dai, sono d'accordo anche io, le uova non si spaccano in testa alla gente. E hanno chiesto di spaccarmi un uovo in testa a me. No. Visto che non si spreca il cibo, no, direi di non... noi siamo contro lo sprecare il cibo, anche perché ce n'è poco. Sono d'accordo, sono d'accordo. Sprecarlo? Assolutamente no. Sì. Assolutamente no. Se bene, volete sapere, le devo usare per fare da mangiare io le uova. Esatto, esatto, esatto. E quindi non si potrà fare va questa bene challenge. Guarda un attimo. Questo è il vostro uovo in faccia. Ma che cazzo? Benissimo ragazzi, io direi che mi dispiace per l'uovo, però non si spreca la roba, quindi mi dispiace ma non mi tocca l'uovo in testa a me. Ciao a tutti, alla prossima! Ciao. Yeah! Va sempre bene a me.